Questa volta il nostro Passepartout è un film, Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, che è in un qualche modo la storia dell'educazione sentimentale di una giovane ragazza all'interno di un gruppo di artisti stranieri in Toscana. Ma quanti sono gli artisti che ballano da soli, che sono fuori dal sistema dell'arte e che isolati da qualche parte inventano il loro percorso? Ah, questi sono sei artisti che secondo me potrebbero essere anche moltiplicato 10 o 100 o 1000, credo che ce ne siano moltissimi. Per alcuni di questi c'è la fortuna di godere di spazi straordinari, immensi, dei guru perché aprono una strada, perché appunto sono in un territorio di frontiera, la loro frontiera se la sono creata loro, e poi sia una cava, un bosco o la cima di una collina. Opere che sono effimere. Sì, creando opere che sono effimere, però nello stesso tempo permettono all'albero che io decido di salvare di crescere forte e robusto. All'interno di un mio il fatto che
un artista sia capace di trasformare il proprio spazio rendendolo tutto sommato uno spazio sospeso geograficamente sul mondo, dove improvvisamente sei in Basilicata ma potresti essere in Arizona, sei in Trentino ma forse sei in mezzo agli Apache delle Montagne Bianche, sei sul Monte Amiata e però invece no, forse è la Foresta Nera. E tutto questo perché in realtà tu ti stai concentrando su questo piccolo mondo e quello che c'è intorno non ha più ragione di essere dal punto di vista geografico. Questo è abbastanza, colpisce molto. Siamo a Matera con Antonio Paradiso. Tu, Antonio, cosa sei? Uno scultore? Così dicono. Così dicono. E tu sei stato uno scultore che ha dato scandalo nella Biennale del 78? Ma io ho fatto delle ricerche con il Toro e la Mucca Meccanica, quando si presumeva che diventasse pazza, già 20 anni prima. E adesso ci fai vedere questo spazio incredibile. Siamo in una cava di tufo, è una grande scultura come una piramide. Questo è un volo di pietra. Il volo è ciò che ha interessato sempre l'uomo, da Icaro all'astronauta. Questo è il mausoleo a Icaro, fatto da un oggetto popolare ibernato dal tempo. L'attenzione che sprigiona Icaro, che sta per volare, è come una dichiarazione di guerra. Beh, questo è un paese dove si sta molto bene, quindi se si sta bene si sta in pace anche con le proprie pulsioni, e se si è artisti si riesce a produrre probabilmente meglio che in un altro posto. Molte volte due pezzi di roccia uno sull'altro possono piacerci tanto quanto un quadro che sta in un museo, credo che sia giusto così. Io sono nato a Biella, ma non ho mai vissuto a Biella, i miei sono andati via quando avevo un anno. Ma ho trovato qui uno spazio eccellente, eccezionale per il mio lavoro. Qui siamo in un luogo che ha vissuto un passato molto importante, quello dell'industrializzazione. Adesso siamo in un periodo post-industriale con problematiche nuove che coinvolgono la creatività a tutti i livelli. Quindi proprio in questo posto e davanti a questo specchio noi vediamo ciò che abbiamo davanti a noi, cioè il futuro,
e ciò che sta dietro di noi, perché lo specchio riflette sempre quello che noi abbiamo dietro le spalle. Questo luogo riflette quello che noi abbiamo dietro le spalle, coniugato con gli sforzi e l'energia che noi dobbiamo imporre a questo passato per entrare nel movimento del futuro. Siamo in uno spazio in cui si incontrano i giovani e discutono e lavorano per una trasformazione sociale responsabile. Paese dove nascono i fichi senza bisogno di piantarli e dove uno quando è stagione li va a staccare dall'albero. Credo che sia più o meno così anche per quanto riguarda l'arte, senza voler stare a fare tanto della filosofia, però sicuramente essendo questo un paese d'arte non può che produrre altra arte, è inevitabile. Finestra dalla quale si vede fuori dalla camera, ripreso esattamente come la finestra che vediamo, solo che ha quattro gocce di pioggia. Sì, quattro, cinque. Una cosa è il viaggio in una stanza. Sì, più che intorno, dentro, effettivamente. Sì. Il viaggio nella stanza. Nella stanza, sì. E anche vedere se stesse. Beh, può essere, sì. Ora non... E queste robe poi stanno qua. Sì, praticamente sì, non ho quasi mai venduto nulla, effettivamente, tranne amici, parenti. Il confronto con il vasto mondo rumoroso esterno? Non c'è, praticamente non c'è. Non c'è? Poco. Però la sensazione che il lavoro che si fa abbia un senso c'è. Cioè, l'idea di poter rappresentare i vari materiali con una sola pasta, in realtà, con delle paste amorfe di colore, secondo me è quasi magico, insomma, l'aspetto magico della pittura, forse, insomma. Alchimistico, insomma, trasformare una materia in forme, in tutte le materie possibili, in realtà, dal ferro al legno, insomma. Anche il geco al muro. Anche il geco al muro, sì. Ma i risultati sono come delle piccole pietre precise. Ma io ci vedo sempre molti difetti, evidentemente, insomma, magari altri meno, insomma. E sono tutti elementi di questa stanza? Più o meno, c'è anche qualche paesaggino, qualche cosa ripresa dalle finestre, qualche rara invenzione che non ha a che vedere direttamente con la stanza, cioè, insomma. Ma però c'è il robotino della tua infanzia?
c'è il primo robottino, uno dei primi robottini giapponesi ancora in metallo, snodabile. Quello è un quadro incredibile. È il dipinto sul cavalletto sul quale è stato dipinto, che rappresenta il cavalletto sul quale è stato dipinto, con la tela bianca prima che venisse dipinta. Sì. In realtà il soggetto principale è evidentemente la tela bianca, insomma. Ed era anche questo forse un po' un aspetto del gioco, insomma, di lasciare la parte centrale, il soggetto principale, l'unica parte non dipinta del quadro. Del quadro. È l'unica che cerca un destino. E la matita è la matita che è posata sotto. Ma per esempio la barretta di legno che tiene il dipinto è identica a quella che sta nel dipinto. Sì, praticamente sì. C'è qualche macchia in più. Io voglio aprire l'armadio dei misteri, perché conosco un dipinto che sta qua dentro che mi commuove da anni. Certo, questa è l'opera tua più grande, significativa, incredibile. Che cos'è in realtà? Beh, doveva essere una sorta di nuova specie di uccello che si mimetizza da fiore per attirare gli insetti. Colloquio a Dürer? Sì. O comunque sì, alle miniature o a... ma anche alle stesse rappresentazioni scientifiche, insomma, che non vogliono essere forse artistiche, ma rimangono comunque perfette, minute. Cioè un andare a fondo. In tutti i sensi. Hai dipinto solo in questa stanza? Sì. Lui sta lì dentro e moltiplica il suo orizzonte rifacendolo un pezzetto alla volta, insomma, no? Cioè, in realtà, quindi, non sta dentro una stanza. Ce ne sono quante ne vuole lui. Nel vento della maremma autunnale, quello che vediamo non è un giardino zoologico, ma un'installazione poetica sul mondo agricolo, il suo recupero e la sua storia. Ficus raccolto da Giovanni Saint-Just a Silon. Pittore, scultore, progettista di giardini, cinquantenne e quasi sempre a petto nudo.
tramonta in mare attraverso la porta. Il tutto è molto bello in tre momenti della giornata. Questa è la quercia più rara che c'è in Italia, c'è solo in Puglia, in fondo alla Puglia, si chiama quercia vallonea. E queste sono ghiande che ho preso 2 anni fa da una quercia storica, dicono che ha parecchie centinaia di anni, sono le ghiande più grandi che esistano al mondo. La grande disgrazia dell'Italia è che non abbiamo avuto mai nessun rispetto per i grandi alberi, infatti ne paghiamo il fio. Sono ormai pochissimi gli alberi belli rimasti, e bisogna tenerseli da conto perché... San Giusto è un radicale, secondo me anche un anarchico, poi non a caso è finito in Maremma. Da anarchico, forse senza rendersene conto, è finito lì perché quella è una terra di anarchici, è una terra di atei, è una terra che vive col vento, che non può andare al trotto, va al galoppo, che insomma dove in effetti uno può piantare anche l'alberello di Silon e attacca perché è una terra dove ognuno si crea il suo spazio e la sua strada, quindi funziona, e così è San Giusto, secondo me. Form follows fiction. Per chi si rifà alla pecora Dolly più che alla pecora di Giotto. Le clonazioni mutanti postumane tra realtà e finzione dell'arte di oggi. A Torino, fino al 27 gennaio 2002. Un paese incantato, Italia dipinta da Thomas Jones a Corot. Seggiolino pieghevole, scatola dei colori sulle ginocchia, cappelli a tesa larga. Gli artisti, quasi tutti stranieri, che cominciarono a dipingere la natura dal vivo e lo fecero in Italia tra il 7 e l'800, a Mantova, fino al 9 dicembre. Frida Kahlo e le vie maestre dell'arte moderna messicana. Una mostra realizzata attorno alla figura di Frida Kahlo, moglie del pittore Diego Rivera, per raccontare la grande stagione dell'arte messicana del Novecento, a Roma, fino al 9 dicembre. Ciao. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao Noemi. Ciao. Ogni volta che vengo qui mi sembra di arrivare su un altro pianeta. Veramente siete riusciti a creare un mondo speciale. Io sono vostro. Buonasera. Un giorno per venire qui ci vorrà anche il passaporto. Chiarella Donati, Messie Guillaume. Buonasera.
senza fissa dimora. Anka van der Meer, la direttrice della Fondazione Vile Cielo a Firenze. Io sono Angelo, sono De Feltre e mi diverto molto. Va bene? A questi internazionali, secondo me, hanno fatto il colpo della loro vita. Cioè, io penso che uno li guarda, sono come nel film, sono belli, sono piacevoli, sono sorridenti, sono felici. Io credo che abbiano trovato qui il paese della felicità, non soltanto perché fanno quello che vogliono, cioè dipingono. Insomma, credo che abbiano trovato una dimensione. In fin dei conti questo paese continua, nonostante tutto, a produrre arte perché arte produce arte. Giardino, perché avere sempre solamente la bella natura, la ta ta ta. La natura non è bella, la natura è come, noi non sappiamo che è la natura. Tutto questo non è natura, è tutto cultura. E la natura è dove un uomo non ha mai messo le piedi, questa è la natura. Io ho il diritto di fare una cosa così perché il mio padre ha finito così, in una fossa comune. È quasi come una tomba aperta per il mio padre, se tu vuoi. Mi piacciono anche perché sono come ballerini, sono molto eleganti. Quando tu non hai più voglia, tu divieni una marionetta che diviene anche bella, come un ballerino. Ma l'arte si può capire, no? Meglio no, sentire. Ma io mi piace di più che l'arte verbale, perché ognuno può avere la sua interpretazione. Certo. E con le verbi tu fixi troppo. La poesia è un modo di dire le cose, anche in un modo che tu devi sentire. Ma se noi due parliamo, tu svizzero e io alsaziano, chi ci guarda allora, non capisce più niente, e diventa dunque, poetico. Sì, diventa un pezzo poetico. Di musica. Diventa musicale. Tu pensi che l'Italia sia ancora un paese per fare arte? È un miracolo, non lo so perché il Stato non aiuta veramente, in Germania sarebbe molto più di aiuto. Sì, però qui succede. E qui tu poi lo fai, non sai perché. Io penso che tu non devi aiutare nessun artista, perché se devi lo battere di non fare arte. Sono d'accordo, bisogna reprimere l'artista, sì. E dopo, quello buono sopravvive. E quello che veramente non può fare altro che questo, lui sopravvive. Vedi adesso.